esperienza che ho avuto, però il fatto che intervengo in questo caso non mi esige da un biasimare il tuo comportamento. È successa una cosa molto grave, che tu come presidente in carica, facendo pensione, hai il dovere, prima di prendere il consiglio comunale, di spiegare quello che è successo. Lo voglio ricordare perché rimanga agli atti. Noi come partito democratico, come potete vedere, siamo un re, manca il quarto consiglio. Quindi questo non è il nostro punto di vista, è il nostro posto. Siamo stati minacciati. Tu hai il dovere di garantire la sicurezza e il proseguo del lavoro in Consiglio Comunale. Noi non possiamo essere in Consiglio Comunale e a certi punti non possiamo essere fagocitati dal vero comportamento né subite le posizioni esterne. Ci siamo limitati a un intervento tecnico su un capo all'ordine del giorno. Imparando ciò che prevede la legge, lo statuto, e lo si è messo tutti i piedi, ha indicato naturalmente di portare avanti la proposta che noi abbiamo fatto per evitare che venga inficiato il Consiglio Comunale, perché il pericolo c'è. Ma la cosa grave è che tutto che si è consumato in quest'aula, noi ci aspettavamo la solidarietà, la comprensione. Ebbene, attenta di un sindaco silente, ma non è la verità, stamani siamo abituati. Cioè, di fronte a ciò che è successo, nessuno di voi ha sentito, ha avuto la sensibilità di stigmatizzare ciò che è successo. Ripeto, minacce personali ai consiglieri del Partito Democratico. Le avete ascoltate tutte, fortunatamente esiste una registrazione. Quello che mi preoccupa, e veramente sono molto preoccupato, è che a questo punto la democrazia deve essere messa tutta in vi ricordo, ma lo ricordo a tutti gli attacchi, che questi atteggiamenti costituiscono un grave, addirittura si considera lo scioglimento del Consiglio Comunale, perché un Consiglio Comunale che opera sotto pressione, sotto ricatto, non è un Consiglio Comunale libero, e noi a questo non ci siamo, e ci aspettavamo che qualcuno di noi intervenisse sull'argomento, non che andiamo avanti, e tu vieni sollecitato sotto questa, io ti ricordo su di te, pende una comunicazione di incompatibilità, e quella incompatibilità tu la devi muovere per poter portare gli altri avanti. Grazie. Grazie a lei, signor